Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin. Basta parlare sempre solo di cose belle. Oggi infatti vi voglio far vedere quali sono, secondo il mio punto di vista, i sei manga peggiori che ho trovato nella mia libreria. Quindi ci tengo a precisare prima di iniziare che sono idee personali e gusti personali. Quindi su alcune cose magari potreste essere d'accordo con me, su tante altre sicuramente non lo sarete, anche perché ci sono un paio di manga che sono sicuro che a tantissimi di voi sono piaciuti, ma vi chiedo la cortesia di non iniziare ad insultare qua sotto perché non ne vale la pena ed è un semplice confronto di opinioni. Quando avrò finito, fatemi sapere su cosa siete d'accordo, su cosa non siete d'accordo e magari scrivetemi qua sotto quali sono i vostri peggiori manga preferiti. Comunque, iniziamo subito e non perdiamo tempo. Al sesto posto noi troviamo Rockwell. Un manga di tre volumi che ho acquistato solo ed esclusivamente perché i disegni mi ricordavano vagamente quelli di Hiro Mashima e quindi ho detto i disegni se sono simili sono belli, speriamo che lo sia anche la storia. In realtà la storia non esiste perché non c'è una storia dietro Rockwell. Infatti c'è il protagonista che vuole diventare un cavaliere, si sveglia una mattina, rincorre il cavaliere più famoso del regno, lo supplica di addestrarlo. Dopo varie suppliche viene addestrato da questo cavaliere famosissimo, il quale poi muore, lascia a lui il compito di proteggere la regina e vissero tutti felici e contenti con lui che diventa primo cavaliere, la regina è salva e siamo tutti felici. Lo so che probabilmente ho fatto spoiler su quest'opera, ma non compratela perché veramente è tutto qui, non c'è assolutamente nient'altro da dire su quest'opera. Quindi possiamo andare avanti. Posizione numero 5, a pari merito, troviamo Prison School e Gantz. Sì, lo so, sono due opere lunghissime, stratosferiche, che sicuramente tanti di voi hanno amato, ma a me per due ragioni simili ma diverse non sono piaciute per niente. Prison School per chi ha guardato soltanto l'anime o il live action, sicuramente quella parte è stata micidiale, divertentissima, una genialata pazzesca. Ma questo va a coprire soltanto il primo arco narrativo del manga, cioè 7-8 volumi se non ricordo male. Il manga è composto da 28 volumi totali. Benissimo, da quel momento in poi diventa una noia mortale. Tutte quelle scene, diciamo, di pseudo nudo che nei primi numeri avevano un suo perché, poi diventano all'ordine del giorno senza motivo, diciamo. E in più alcuni personaggi, il più importante diciamo che è André, viene depersonalizzato in una maniera assurda, si riduce quasi a fare l'ameba della vicepresidentessa e non solo. Quindi proprio va a calare e addirittura io non mi ricordo neanche se ho letto l'ultimo numero, talmente ero stufo e talmente non ce la facevo più di leggere quest'opera verso la fine. Gantz invece, il motivo è abbastanza simile comunque, perché I primi numeri per me è una delle opere più belle che io abbia mai letto. Questo fino al numero 15. Anche in questo caso i numeri sono 32 e da quel momento in poi c'è un calo drastico, una noia mortale, una ripetitività degli eventi inaudita veramente e anche in questo caso sono arrivato a leggere gli ultimi numeri a strascico perché non ce la facevo più e non vedevo l'ora che finisse quest'opera. Quarto posto per Tsukedachi 9, manga di Seishi Kishimoto, fratello del più famoso Masashi, ovviamente l'autore di Naruto, e comprato proprio per leggere un qualcosa anche del fratello povero di Masashi Kishimoto. Mi ha deluso tantissimo. Infatti parla di un paese dove ormai neanche più la pena di morte è in grado di fermare gli assassini e i malviventi. E quindi il governo decide di creare una squadra speciale all'interno dell'esercito alla quale si può rivolgere chiunque abbia subito un omicidio in famiglia e l'assassino verrà punito da questa squadra speciale con la stessa moneta, ovvero verrà ucciso negli stessi modi in cui lui ha ucciso a sua volta i parenti del richiedente. Ora, magari l'idea di base potrebbe anche sembrare carina, ma fidatevi che già dal secondo numero io non ce la facevo più a leggerlo dalla noia che mi stava dando. Infatti sono cinque numeri, è come se fossero cinque scenette iniziate e finite all'interno del numero,
con un sottilissimo filo che li collega, però comunque non regge, perché comunque non abbiamo l'opportunità di conoscere i personaggi, i disegni non sono fatti più che bene, quindi non lo so, mi ha lasciato un po' così, come un'opera scritta, vabbè dai, sono il fratello di Masashi Kishimoto, scrivo qualsiasi cosa, la gente la compra grazie a mio fratello. Non è così, però se vi può piacere il genere, invece un manga che veramente mi sento di consigliarvi è Perfect Crime. Quello è molto psicologico, tratta un tema più o meno simile, diciamo, e quindi su quello potete andare sul sicuro che sarà bellissimo e vi porterà piacere a tutti quanti. Al terzo posto troviamo Black Torch, manga in 5 volumi, ennesimo manga sui ninja. Però questa volta il protagonista è, come al solito, un forte combattente giovane addestrato dal nonno burbero, come vediamo da altre parti, ma la diversità rispetto a tutti gli altri manga sui ninja che abbiamo visto fino adesso è che lui è in grado di parlare con gli animali. Proprio per questa sua dote finisce per mettersi nei casini, ovvero salva un gatto nero che per lui era un randagio da salvare in pericolo, ma in realtà questo gatto risulta essere un Mononoke, ovvero uno spirito maligno. Questo spirito, dopo essere stato salvato, si fonde con lui, e non so se avete presente le parodie che fanno su Antonio Conte quando si vede il gatto che gli esce dai capelli, ecco, ci sono delle scene più o meno simili, giusto per farsi due risate. E a questo punto, praticamente, il Mononoke fornisce a Jiro i suoi poteri, quindi smette di essere un ninja e inizia a lanciare superpoteri a destra, a sinistra. Perdiamo tutto quello che un lettore di manga sui ninja vorrebbe leggere. Da questo momento in poi sparisce tutto quanto. I personaggi, sì, che anche questo è un manga in 5 volumi, quindi non c'è tantissimo spazio, ma i personaggi vengono comunque caratterizzati male e molto lentamente. Quindi quel poco che conosceremo dei vari protagonisti non lo conosceremo subito, ma magari sarà molto spalmato sui 5 numeri dell'opera conclusa. I disegni, l'unica cosa positiva è che i disegni dal primo numero in avanti piano piano migliorano, quindi può essere che le prossime opere di quest'autore potrebbero avere qualche miglioramento, almeno dal punto di vista grafico. Sicuramente questo piccolo privilegio non va a coprire tutto quello che per me c'è stato di negativo in quest'opera e che mi porterà a non leggerla mai più, non mi verrà mai più voglia di mettermi a dire: oh, Black Torch, da tanto che non lo leggo, gli ridò un'occhiata. Stiamo arrivando verso il peggior manga della mia collezione, ma per adesso siamo al numero 2, dove c'è un manga che secondo me a tanti di voi invece è piaciuto, e sto parlando di Zodiac War di Nisiol Sin. C'è ben poco da dire, secondo me, dal mio punto di vista su quest'opera. È una semplice battle royale tra i 12 segni zodiacali cinesi. Ognuno di loro ha un potere che rispecchia il suo segno zodiacale e che lo contraddistingue. Però, essendo una storia anche questa che si chiude in soli 4 volumi, si poteva comprare all'epoca o in numeri singoli o direttamente con il cofanetto contenente tutti e 4 i numeri. I personaggi non vengono anche in questo caso caratterizzati quasi per nulla, ed è una cosa che a me non piace. Quando non riesco a conoscere ed apprezzare ogni personaggio di cui io leggo, già l'opera perde tantissimo dal mio punto di vista e non mi invoglia a continuare a leggere quell'opera. In ogni più, i disegni di ogni singolo combattimento molte volte sono, secondo me, strutturati male e si capisce ben poco di quello che sta succedendo, e in più, subito dopo vengono sostituite da delle scene splatter che occupano la maggior parte dei volumi. Ci sono tantissimi altri manga, Battle Royale appunto in primis, dove sicuramente vediamo scene di combattimento, scene splatter, ma sono 3 spanne superiori sicuramente a questo. Quindi se vi piace un genere, se vi piace questo genere, sicuramente Battle Royale, che è il capostipite di tutto quello che è nato dopo, è il manga che fa per voi e che vi consiglio. Inoltre l'opera è comunque molto veloce da leggere, in questo caso parlo di nuovo di Zodiac War, dati i pochi dialoghi presenti,
ma allo stesso tempo, dopo il secondo volume, mi ero comunque già annoiato della ripetitività degli eventi. Quindi, al secondo posto tra i peggiori manga della mia collezione, Zodiac War. E ora, finalmente, siamo arrivati al primo posto. Quale sarà il manga della mia collezione che reputo il peggiore in assoluto? Semplice, Cyber Blue, manga in tre volumi di Tetsuo Ara. Comprato ovviamente per l'autore Tetsuo Ara, per chi non lo sapesse, è colui che ha scritto e disegnato Kenshiro. Quindi mi aspettavo veramente tantissimo da quest'opera, da questo disegnatore. Quindi ci riagganciamo al discorso che facevo all'inizio: alcune opere che avete sentito qua sono anche per le aspettative che avevo su quell'opera, ma che non si sono rivelati tali, anzi, tutt'altro. Questa è l'esempio lampante. Infatti, la storia è ambientata su un pianeta che si chiama Tinos, dove gli esseri umani hanno bisogno dei sostentatori per riuscire a respirare e per vivere. Su questo pianeta vive appunto Blue, un giovane ragazzo a cui è stato tolto il sostentamento e viene ucciso da dei teppisti per strada. In realtà, mentre stava per morire, viene salvato e trasformato in un cyborg da un abilissimo dottore. Lui così riapre gli occhi e parte alla ricerca della sua vendetta personale. Basta, diciamo che la storia finisce qua, va, combatte, picchia tutti, ammazza tutti e torna vincitore, quindi secondo me è anche abbastanza noioso. Il maestro Ara comunque ha creato un facsimile di Kenshiro, infatti tantissimi disegni e tantissimi personaggi vanno a riprendere quelli di Ken. Sì, so già quello che state pensando tutti, anche Fairy Tail, Rave, eccetera, eccetera, Hiromashima ha fatto la stessa cosa. Però ha dato un senso logico e una trama a ognuna delle sue opere. In questo caso invece la trama è pressoché assente, la storia manca totalmente di idee perché c'è questa cosa messa là, abbozzata, ma in realtà è un po' una schifezza, lasciatemelo dire, perché non ha punti di appoggio da nessuna parte e vediamo soltanto botta a destra, botta a sinistra, lui che ha la sua vendetta e si conclude tutto. L'unica nota, se vogliamo proprio andare a cercare il lato positivo di quest'opera, è che il presidente del pianeta Terra è stato raffigurato come una persona di colore, cosa che sicuramente nel 1988, quando è stata pubblicata quest'opera, era un vero e proprio azzardo. In conclusione, i bellissimi comunque disegni di Tetsuo Ara che tutti noi conosciamo non sono riusciti a salvare quest'opera dal considerarla la peggiore di tutta la mia collezione. Io vi ringrazio davvero tanto di aver visto questo video. Fatemi sapere se siete d'accordo con me o se non siete d'accordo su quale dei manga che ho elencato non siete d'accordo. E mi raccomando, scrivetemi per voi quali sono i peggiori manga che avete letto. Io vi ringrazio, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!